Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui, nuova puntata di Good Morning Milano, sempre qui su Milano News. Oggi è mercoledì 26 giugno, sono le 12:31 minuti in questo istante. Benvenuti appunto a un nuovo appuntamento. Quest'oggi, come vedete dal nostro titolo, parliamo di qualcosa di davvero interessante che c'era a Milano, c'era tantissimi anni, poi adesso ne parleremo meglio con i nostri ospiti. Parliamo del cerchio Zen, che cos'è, che cosa fanno, di cosa parlano, ve lo chiediamo appunto ai nostri ospiti. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno a voi, al maestro Tsetsugen Sen, maestro Zen, e alla monaca Koren, buongiorno. Buongiorno, benvenuti, grazie mille. Grazie. Allora, questa parola Zen è una parola che è davvero... prima discutiamo un pochino fuori onda, usiamo praticamente tutti e il 90% di noi la utilizza male, sbagliamo, non sappiamo bene cosa voglia dire, certo. Allora possiamo qui per finalmente da togliere questo dubbio la volta per tutti. Grande responsabilità, scoop nazionale, cos'è lo Zen? Cos'è lo Zen? Beh, sì, viene usata impropriamente da tutto, ci sono anche le mozzarelle Zen, le scarpe Zen, tutto Zen. Di fatto non sarebbe sbagliato, perché in realtà Zen è stare nel qui e ora e quindi riscoprire la tua vera essenza nel qui e ora e quindi in ogni cosa che fai, quando cammini, quando mangi, per cui non sarebbe sbagliato che viene usato naturalmente in maniera impropria. Occuparsi di se stessi nella vita di tutti i giorni, entrare profondamente in se stessi è la pratica dello Zen. Voi siete appunto un maestro Zen e una monaca Zen, già questo si fa capire, appunto ci sono vari step, vari stadi in cui affrontare questo cammino, questa filosofia. Sì. Che cos'è una, cosa fa una monaca Zen? Quello che diceva il maestro prima, cioè stare nella vita di tutti i giorni con una grande presenza mentale è la pratica di una monaca Zen, quindi grande dubbio, grande fede e determinazione sono proprio dei pilastri quando uno pratica intensamente sia dall'inizio fino a che va avanti la pratica e si consolida. Siete venuti anche con un abbigliamento molto interessante e particolare. Che cos'è questa cosa che avete davanti? Ha un nome suo e che cos'è? Questo si chiama Rakusu, Raksu in giapponese. Diciamo che è la versione da viaggio del manto del Buddha, no? In India classicamente tutti i buddisti e il Buddha indossava il manto monacale. Anche noi lo abbiamo durante la meditazione, ma fuori dal monastero indossiamo questo, che è una forma ridotta. Questi, non so se si vedono, ma questi sono, è un campo di riso. Rappresenta tutti questi pezzi, un campo di riso, che vuol dire coltivare il proprio essere, far crescere il proprio essere. E infatti lo dicevamo anche prima, appunto, coltivare il proprio io, coltivare e sviluppare il proprio io, tramite quali pratiche lo si può fare? Soprattutto adesso arriviamo a noi, come lo si può fare in una città come Milano ad esempio? Prego. Beh, noi siamo presenti e siamo nati proprio a Milano perché pensiamo proprio che le città siano il fulcro dove c'è più bisogno, ovviamente. Sappiamo tutti che siamo iperstressati, no? Da noi stessi a volte. Quindi nella città di Milano facciamo diverse cose. La pratica principale è sicuramente la meditazione, Zazen. E poi abbiamo fatto diverse cose che non siamo mai isolati, ci connettono con il mondo, con la città stessa, con il movimento per esempio Urban Zen fondato dal maestro, abbiamo fatto dei flash mob, la notte delle lanterne, eccetera. Quindi ricordiamo la notte delle lanterne, forse il vostro grande successo, forse anche voi l'aspettate, o no. Che poi ha fatto molto scalpore. Se una cosa piace, una cosa interessa, non è colpa di chi, no, poi chi la pensa, no? Cioè, è che avevamo previsto 3, 4, 5 mila persone, poi per una serie di, insomma, di accadimenti e di viralità se ne sono arrivate 100.000, per cui certamente non eravamo preparati. Praticamente 4 anni fa, giusti, sì, 24 giugno, perché la notte è la notte dei fuochi, la notte... Okay. Per cui noi facevamo le lanterne come momento, no? A Milano dicevate da più di 30 anni ormai, sì. No? Dove si trova appunto il monastero del Cerchio Zen, sì. E che te vita fa proprio appunto sulla città di Milano? Sì, zona ticinese, vicino al metro di Romolo ci troviamo. L'attività principale, come diceva Corè, è la meditazione.
Quindi la mattina c'è Wake Up Zen, tutte le persone possono venire prima di andare a lavorare e sedersi per un minimo di un quarto d'ora, anche un massimo di tutto il giorno se vogliono, e poi andare a lavorare. Questo formato da quarto d'ora è fatto apposta per Milano, sì, una città che va più veloce. Mordi e fuggi, esattamente. E anche lo Zen deve adattarsi alla Lo Zen città. È qui e ora, quindi se tutto è veloce non è un problema. Noi abbiamo fatto con... Già qua se sfatiamo uno dei miti, classico lo Zen, sì, sì, lo Zen. Bisogna sfatare tutti questi miti. Lo Zen è quello che accade in questo momento, quindi se devo correre per prendere il treno non lo lascio andare, corro. E difatti abbiamo fatto questi flash mob nei punti salienti più inquinati, più trafficati di Milano, facendo dei video e stando delle mezz'ore, anche un'ora, fermi in mezzo a Melchiorre Gioia, fermi in mezzo a punti veramente inquinati e sia acusticamente che il resto, proprio per dimostrare che ovunque è possibile trovare se stessi. Non è obbligatoriamente importante rinchiudersi dentro se stessi, ma anche aprirsi e trovare se stessi. Insomma, molti milanesi, molti nostri cittadini vanno in palestra tutti i giorni per cercare appunto di allenarsi, per fare le corse, certo, per prendere il treno, certo, tutto questo. Anche qui in un certo senso forse si bisogna andare in palestra, perché insomma immagino per riuscire a trovare se stesso nel mezzo di un incrocio di Melchiorre Gioia, sì. A me non verrebbe facilissimo, ovviamente al maestro Zen viene molto molto più semplice. Sì, sì, bisogna allenarsi un po', vuol dire che piano piano, step dopo step, si incomincia a conoscere se stessi, a riuscire a stare nel momento presente. Questo è l'aiuto poi per la giornata, quando tu sei arrabbiato, no, scatta la rabbia, scattano le emozioni forti, se tu riesci a stare chiaramente invece nel momento presente, ecco, non che non ti arrabbi, ma perlomeno la soglia incomincia ad abbassarsi. Perché dove tendiamo ad andare se non nel momento stesso? Dov'è che ce ne abbiamo sempre invece? Non lo sappiamo, e questa è la gravità del fatto. Ah. Noi partiamo, no? Veniamo trascinati dalle emozioni, dai condizionamenti, dagli stereotipi e non sappiamo dove andiamo. Poi tornare indietro diventa molto difficile, perché un proverbio zen dice che una parola data, cioè azione fatta, uguale, no? Neanche 100 elefanti la portano indietro, perché causa ed effetto, no? La legge del karma che produce, poi modificarla non è così facile. Chi è che viene presso il cerchio Zen a chiedere appunto di entrare in questa grande filosofia? Ci sono tante persone diverse, direi, quindi non posso dire che c'è uno stereotipo di persona. Sono le persone che noi incontriamo tutti i giorni, non so, il cassiere del supermercato, l'impiegato di banca, l'avvocato, c'è un mix di persone, ognuno poi viene con la sua motivazione, no? E in questa motivazione magari ne incontra un'altra, anche perché incontra un'altra persona. L'incontro, anche l'incontrarsi nel monastero, in particolare al Tempio San Bogi dei Tre Gioielli, dove c'è una vita intensa e di comunità, è molto arricchente. È qui da ascoltare l'altro mito, che la pratica dello Zen sia isolamento. È proprio tutt'altro, è incontro. Incontro con me stesso e incontro con l'altro. In questi 30 anni sono cambiate queste persone che vengono, o meglio, sono cambiato quello che vi chiedono, quello che la risposta che cercano. È un po' cambiata, più che altro la ricerca c'è sempre, e questo è il leitmotiv, la ricerca. Poi è cambiato il modo, nel senso che tutto deve essere più veloce, no? Quindi se prima c'era una ricerca di spiritualità più intensa, magari si fermavano di più, adesso fanno diverse cose per ricercare qualcosa. Magari vengono al monastero, poi vanno da un'altra parte, però capita che tornano perché hanno sentito qualcosa che li richiama. Dicevo che essere zen non deve isolarsi, anzi fare anche una proprio comunità, stare insieme, tutto, tant'è che avete ideato, da tanti anni che non lo facciate, se non solo quest'anno, questa estate zen appunto, che è una serie di incontri
in un monastero che un centro, un tempio dei tre gioielli che c'è, diciamo, sull'Appennino, dalle sì, parti di tra Parma e La Spezia, cioè, tra Parma e La Spezia, sulla Cisa, diciamo, sul così, passo della Cisa, esatto, in mezzo ai boschi. Raccontateci un po' appunto di questa estate zen, può essere un buon modo anche di famoso, mi rimetto il famoso scappo dalla città, sì, no? Ecco, insomma. Esatto. È un luogo intanto di base come ritiri residenziali, studi monastici, congressi per tutto quello che riguarda lo Zen e il buddismo, perché molti pensano che lo Zen non sia neanche buddista. Invece lo Zen nasce ovviamente, sono perfettamente legati, sono sì, sì, certo, la pratica buddismo, dello Zen è la pratica del buddismo Zen coniugata, no, nella visione dello Zen, come la pratica dei buddisti tibetani è il buddismo che è coniugato. Zen vuol dire, viene dal Cina, che è Chan, che vuol dire semplicemente seduti, sì, quindi meditazione. In pratica. Se abbiamo contato appunto invece di, del tempio, sì, di Sambogia, i tre gioielli, è possibile venire e rimanere tutto il tempo che si vuole, minimo chiediamo 3 giorni, perché insomma in città uno può venire anche 2 ore, ma in questo luogo almeno fermarsi 3 giorni, almeno per respirare l'aria dei boschi, ecco, anche se non lo Zen. E poi si può rimanere anche dei mesi. Durante la settimana abbiamo numerose attività, facciamo corsi di cucina giapponese monastica, quindi Shojin Ryori, niente Zen, sushi, niente sashimi, niente, così, niente, cioè, di questi, dalla testa queste cose. Niente di questi, magari vegetariano quando c'è, però altre cose poco conosciute in Italia, magari, è molto più buono. Non è necessariamente vegetariana la vostra, no, dieta? Ok, già un altro mito da sfatare. Un altro mito da sfatare. Questo in generale buddisti. Tutti pensano che siano vegani, sì, vegetariani. Invece non lo è. La scelta è libera di esserlo o non esserlo. Tutti gli esseri sono considerati alla stessa stregua, per cui una foglia di insalata o una mucca hanno lo stesso valore. Quindi mangiare una foglia insalata o mangiare una mucca, no, a quel punto non cambia, a quel punto non cambia il rispetto verso. Mi lascio sulla bocca a quel punto. Mi piace. No. L'importante è il rispetto di tutti gli esseri. Questo. E quindi ci sono diverse attività durante tutta l'estate, tutto luglio e tutto agosto. Facciamo corsi di tai chi, corsi di shiatsu, di cucina, ritiri di meditazione per addetti o ritiri di meditazione aperti a tutti. Tutti possono venire anche a fermarsi una settimana, il ritmo è quello un po' del monastero, sveglia relativamente presto, perché alle 6 di mattina, insomma, d'estate è accettabile, esatto, non è le 4 come canonicamente è, solitamente, quindi alle 6 è accettabile, si fa meditazione, poi la colazione, durante il giorno si lavora fisicamente, quindi ora e labora. Si stanca un po', per fortuna. Bisogna stancarsi, infatti, non siamo più abituati, non tanto mentalmente ma fisicamente, quindi c'è l'orto. Come si dice almeno Fandaiman. Fandaiman, esatto, no? Quindi c'è l'orto, tutta la terra, per cui la terra è un po' distante, ci si piega e si fa fatica. Il bosco, anche riassetto interno, l'importante è il lavoro. Poi la sera ancora meditazione, cena conviviale con tutti insieme e poi si va presto, perché insomma alle 6 si sveglia, quindi alle 10 si spegne la luce. Beh, già tardi per me, quindi sono bisogno della prima io, quindi va benissimo, sono pronto per vita, la porta è aperta. Appunto, tantissime attività, ha parlato spesso però di meditazione, sì, quanto è importante la meditazione e perché è importante la meditazione, diciamo, la più ampia, forse per tutti, cioè perché tutti dovrebbero meditare? Perché? Perché fermarsi in silenzio, cercare di lasciare andare i propri pensieri, questo ci libera dagli attaccamenti, dai condizionamenti, dai preconcetti. Certo, richiede tempo tutto questo, no? Appena, coraggio, anche, no? Richiede anche coraggio, perché lasciare andare degli schemi che sono quelli abitudinari con cui noi leggiamo la nostra vita e con cui noi leggiamo noi stessi, sicuramente non è facile. Però piano piano, come se ne lascia andare uno, si aprono delle porte infinite, no? Perché la chiusura alla realtà è determinata dal nostro pensiero unico su qualcosa. Appena lo lascio andare, la realtà si apre a 360 gradi.
approfitto della vostra presenza perché appunto spesso mi intendo, si parla così anche tra amici, ah, magari c'è sempre uno che magari fa meditazione, e gli altri rispondono sempre, è beato te che c'hai tempo, io non ho tempo per meditare. Come se fosse tempo buttato via, no? Certo. Invece, come dite, è forse uno dei più grossi investimenti che possiamo fare. Assolutamente. Come facciamo a far capire a quello che dice, qui parlo in terza persona per non parlare in prima, che non ho tempo per meditare? Beh, il tempo, noi siamo un po' schiavi del tempo, tutti parlano del tempo, ma sarebbe bello che noi riuscissimo invece, no, a catturare il nostro tempo. Non dico catturare, ma comunque un po' gestirlo, perché andare in palestra, anche quello è tempo, forse anche più tempo. Per esempio la meditazione, se ne facciamo un quarto d'ora al mattino, non è tanto tempo. È sufficiente praticare con costanza. Questo dà degli effetti. Nel tempo dà degli effetti, quindi effettivamente bisogna apprenderselo. È che la nostra cultura occidentale non è abituata proprio al termine meditazione. Sembra qualcosa di difficilissimo da fare. Allora, dammi un consiglio, sì, su appunto domani mattina voglio iniziare, non voglio perché parlavamo, allora se iniziate non è come con la corsa, come fanno molti di voi che il giorno dopo vogliono già fare la maratona, no, non si fa così, si va step by step, il pianino, però il primo passo va sempre fatto. Da cosa posso iniziare, come posso iniziare e cosa non devo fare, qual è l'errore più grosso che posso fare? Allora, prima di tutto è il pensare che il nostro corpo non c'entra niente, quindi come nella corsa la meditazione è molto importante, la prima cosa che noi sentiamo sicuramente è il nostro corpo, quindi fa già quello fa perché comunque ci conduce ad ascoltare la nostra postura. Quindi il primo ostacolo che noi incontreremo durante la meditazione sarà sicuramente magari un po' il dolore del fatto di stare seduti in una determinata posizione, ma il consiglio è superare quell'ostacolo, come quando si corre, no? Uno si dice corro 10 minuti, poi dopo la prossima settimana corro 20 minuti, quindi step by step, quindi il consiglio è avere molta compassione per noi stessi e molta determinazione. Poi ci sarà la nostra mente, perché meditazione è corpo, mente e spirito, no? Incontreremo tutto questo durante il nostro cammino. Diciamo che allora quello ci ha convinti, vogliamo fare lo step successivo, quindi venire appunto a imparare come fare. Io immagino qua, cioè, io sono completamente ignorante in materia, immagino c'è proprio da imparare a fare meditazione, cioè ci saranno degli esercizi o di un percorso da fare, bisogna imparare. Si può, certo, venire presso il vostro centro? Sì, sì, si può venire, le porte sono sempre aperte. È chiaro che nello Zen si dice il maestro apre la porta, ma sei tu che devi entrare. Quindi si può venire e poi bisogna avere la determinazione di proseguire, perché venire una volta, due volte, non è una pillola che si prende chimicamente, siamo noi che lavoriamo con noi stessi. Fate anche delle specie di corsi per questa cosa, oppure sì, appunto la mattina, durante... diceva la mattina c'è questo risveglio zen, sì, io non ho mai fatto niente del genere, posso venire ottimo la mattina, ottimo, mi sentirò completamente spesato, non capirò nulla, sì, 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 e questa è la pratica dello zen, sì, essere, cioè scompigliare i capelli alle persone, si dice, cioè i propri pensieri, le proprie idee su che cos'è lo zen, cos'è la meditazione, perché mi siedo, cioè quando una persona si siede tutto questo si scompiglia un po' nella propria mente, e questa è la vera pratica dello zen, no? Rompere un po' tutti questi schemi, quindi assolutamente sì. Allora, adesso ricordiamo bene dove si trova il cerchio zen, così che la gente possa venire a trovarvi. Allora, il cerchio Monastero Zen Ensoji in giapponese, Enso, vuol dire cerchio, si trova in via dei Crollalanza numero 9 Milano, che è metropolitana Romolo, 5 minuti da metropolitana Romolo. E poi c'è il monastero invece di montagna vicino a Berceto, in provincia di Parma. Ecco, per avere delle informazioni su di voi, come possiamo fare, dove possiamo trovarvi? Sì. www.monasterozen.it, oppure mandare un'email che comunque trovate sul sito cerchio@monasterozen.it. Prima parlavamo anche di Urban Zen, mi interessava molto, insomma, questo zen declinato appunto urbano, alla città, all'urbano, che però fa il paio anche con una parola che spesso è stata fuori anche dalla nostra chiacchiera, anche prima di andare in onda, che è ecologia.
Quanto lo zen e l'ambiente sono appunto legati? Beh, sono legatissimi, sono, perché nella visione dello zen, nella filosofia dello zen e quindi poi coniugato nella pratica zen, le montagne, i fiumi, l'aria, l'universo, siamo noi, siamo un essere unico. Per cui occuparsi dell'aria pulita, delle acque pulite, del non inquinamento, occuparsi in generale dell'ambiente vuol dire occuparsi di se stessi. Non è occuparsi dell'ambiente perché sennò io sto male, ma questo è un fatto egoico, no? Io mi occupo dell'ambiente perché io sono l'ambiente, io mi occupo dell'acqua perché io sono l'acqua, non perché l'acqua mi serve egoisticamente, quindi la tengo pulita. Questa è una visione, insomma, un po' ridotta, ambientalista e dell'ambiente. La nostra è più una visione come l'ecologia profonda, no? Cioè, strettamente legata. Sicuri se stessi, no? Cioè, certo. Nessuno metterebbe in dubbio di lavarsi i denti. Perché non prendersi cura invece dell'ambiente come se fosse una parte? Com'è una com'è parte proprio una parte di noi stessi, certo, assolutamente. Ricordami invece l'estate zen. L'estate zen quando inizia? Sì, inizia il 13 luglio con un seminario teorico e pratico aperto a tutti con il maestro Tetsugen, un professore molto importante, il professor Aldo Tollini, quindi sarà sia legato appunto la teoria e la pratica aperto a tutti, quindi per tutte le persone che vogliono avere una conoscenza iniziale va benissimo, iniziamo così. Poi ci sono diverse altre cose, la cucina Shogin Ryori, la cucina monastica dei monasteri Zen, poi ci sarà il detox, che è detox non solo del corpo ma anche della mente, quindi un seminario dedicato a questo. Non lasciare a casa questo? Viene ritirato lì. Viene ritirato lì. Sì, okay. Esatto. E poi momenti, periodi lunghi anche di ospitalità zen, la chiamiamo zen life, cioè vivere insieme a noi, condividere, praticare, lavorare molto fisicamente, come diceva il maestro, con la terra, contatto con la terra, lavorando nell'orto e tante altre cose. Vedo anche un'altra parola che come zen che è entrata ormai nel vocabolario, shiatsu. Sì. Anche shiatsu è una parola che ormai si trova praticamente ovunque, chiunque sì. Milanda dice cose sullo shiatsu. Anche sì, qui sì. Quindi zen shiatsu è legato alla sì. Filosofia zen. È fondamentale per noi, nel senso che comunque il master è anche una scuola di formazione trentennale e quindi shiatsu, che significa pressione del dito, è una pratica proprio portata con gli elementi essenziali dello zen, quindi facciamo un corso di shiatsu dedicato, infatti in estate, di primo livello per chi vuole partecipare, una settimana al monastero San Bogio. Insomma, tutto quello che c'è da sapere abbiamo cercato di dirlo in questa nostra chiacchierata, qualche informazione in più sul sito internet appunto che ci diceva prima Corredo, comunque trovate nella diretta, nei commenti sotto questa diretta trovate tutti i siti, i tag, a tutto quello che serve per mettersi in contatto con il cerchio Zen. Io davvero vi ringrazio tantissimo. Grazie io a voi. Ve lo dico, secondo me è abbastanza contagioso lo Zen, perché avete calmato in una maniera. Io so che io esco, picchio i miei collaboratori, sì, sono tutti la bene, invece bene. Adesso riuscirò a farmi quello che bene. Ma. Quindi ringrazio anche in diretta a tutti i miei ragazzi che sono dentro la regia oggi. Guarda. Bene, grazie a voi. E davvero, devo dire che insomma, anche solo questo è un'esperienza davvero interessante e quindi vi invito ad andare al Cerchio Zen, seguire tutte le attività che fanno e questa estate zen che è davvero molto molto interessante. Sì, 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 ci vuole, c'è bisogno almeno d'estate. Almeno d'estate. E poi se iniziamo d'estate, poi magari appunto così magari proseguiamo d'inverno. Poi l'autunno mi passa bene un attimo e a quel punto ho imparato anch'io a vivere un po' più in maniera zen. In maniera zen. E riuscire a superare tutte le varie problematiche che spesso e poi ci creiamo noi, mi sa, vero maestro? Assolutamente sì. Infatti, il mondo non ce la crea, ce la creiamo noi direttamente. La nostra mente crea tutto quello avevo che vogliamo. Avevo questo dubbio, infatti. Grazie davvero, grazie mille a tutti e due. Auguri. Grazie anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento come sempre torna domani, sempre qui in diretta su Milano con News, con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.